Sono giorni di fuoco, caldo torrido, umidità elevata, aria irrespirabile e previsioni meteo implacabili fino a lunedì. La tanto sospirata estate è arrivata e ora porta con sé un'ondata di caldo estremo che proviene dal Nord Africa. La protezione civile è allertata per l'emergenza Caronte e i ravennati si proteggono come possono. Le precauzioni sono le solite che ricordiamo da tanto tempo, quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto ovviamente per bambini, anziani o persone con delle particolari patologie. Quindi ricordiamo non uscire nelle ore calde della giornata, vestirsi in modo consono con cose fresche, abiti di cotone comodi che permettano insomma di stare il più fresco possibile, bere molta acqua anche e soprattutto quando non si ha sete, soprattutto per le persone anziane è fondamentale ricordarlo, perché con il tempo il fisico magari non sente, però abbiamo assolutamente bisogno di bere, quindi per gli anziani e così anche per i bimbi ricordiamogli di bere sempre e di rimanere nelle zone fresche, nelle ore in cui uno decide di uscire e soprattutto di mangiare tanta frutta e tanta verdura. Ci siamo tanto lamentati per il freddo, adesso sta arrivando l'ondata di caldo, tu come la vivrai? Il meglio che posso, perché con questo periodo cerco di andare nei luoghi più freschi possibili, ad esempio non so, zone con l'aria condizionata, in piscina e quando è possibile al mare. Ma penso che un buon bagno al mare sia l'ideale, perché con questo caldo l'unico modo per rinfrescarsi è questo. Quindi bere tanto, evitare superalcolici, stare in casa negli orari più caldi, osserverai tutte queste precauzioni? Cercherò, sì, ci proverò, nel senso sicuramente bere tanto e stare a casa fin dove è possibile, ovviamente, sì. Oddio, magari bere molta acqua sì, evitare superalcolici un po' meno, perché... La giovinezza è questa. E come protegge il suo cane dal caldo? Niente, lo faccio la passeggiatina al mattino presto, poi dopo lo tengo in casa, al fresco, che va sotto al letto. E lei invece come si protegge dal caldo? Io purtroppo devo camminare, perché ho un ufficio, ho delle cose da fare, devo camminare anche col caldo, quindi così. Cosa fa per proteggersi dal caldo? Non lo soffro. Sto fermo, quando è troppo caldo sto fermo e in casa ho il ventilatore, non ho neanche il condizionatore, ma ho la fortuna di avere un appartamento che è molto ventilato, per cui io lo sbatto bene il caldo, insomma, ecco. Quindi lei non soffre per il caldo eccessivo? No, io a me dà fastidio l'umidità. L'umidità sì, ma la temperatura non, di per sé non... Non mi dà dei grossi problemi. Come la vivi? Male, fa troppo caldo. Non ce la faccio più, voglio il mare, vacanze. Che cosa fai per difenderti? Bevi tanta acqua, stai lontano dai superalcolici? Accendo il condizionatore, al massimo. Dal punto di vista tecnico, i volontari Mistral come si stanno attrezzando? Come ormai da molti anni, non so più da quanti, ma decisamente da tanti anni, Mistral ha insieme ad ASP una convenzione per la tutela delle fasce fragili in periodi di condizioni atmosferiche avverse, siano esse caldo o freddo, e dopo 3 giorni consecutivi di segnalazione di alto disagio che ci fornisce ARPA, a quel punto interveniamo e con squadre di cui uno sempre abilitato DAE, cioè l'utilizzo del defibrillatore, quindi con un zaino di emergenza, i ragazzi ovviamente in divisa con mezzi riconoscibili, nelle aree di verde o comunque di assembramento delle persone, quindi nei nostri parchi, nei nostri giardini e anche distribuendo acqua laddove lo riteniamo necessario, bottigliette di acqua a temperatura ambiente, perché ricordiamo che l'acqua fredda non è la soluzione migliore per far passare la sete, e quindi acqua a temperatura ambiente e anche così monitorando soprattutto le fasce che sono in questi parchi,
in queste aree per vedere se a volte dovessimo evidenziare delle cose che magari tipo anziani soli che necessitano di essere segnalati ai servizi sociali. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.